Allora, cosa ti piacerebbe fare oggi? Dove vorresti andare? Hai visto che tempo che fa? Possiamo andare al mare, cosa ne dici? Così poi magari mangiamo lì, sempre se ti va. È un po' che non mangio del pesce alla griglia. E se ci rimanessimo fino a tardi? Così ce lo possiamo gustare in pace sui soletti. Guarda che se è per quello, a me la gente non dà più fastidio. Ok, dai, dai, partiamo Dai, immediatamente. partiamo subito. Ok, e ci mettiamo a prendere un po' il sole e ci riposiamo. Il che significa che tu ti alzerai solo per farti il bagno o al massimo per comprarti qualcosa da mangiare. E tu invece ti metterai a leggere le tue riviste stupide che ti porti sempre appresso. Senti, se ce ne stiamo semplicemente a casa. A fare che? Non lo so, non ci ho ancora pensato. Decidiamo dopo. Sai cosa vorrei fare? Vorrei andare ancora più lontano, tipo un'altra città proprio. Tipo Venezia. Venezia, Venezia va benissimo. Macchina o treno? No, andiamo in macchina, così possiamo fare con calma, possiamo fermarci tutte le volte che vogliamo. Però se partiamo adesso arriviamo che è già sera tardi. Ma no, 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 ma quanto credi che ci mettiamo? Ma cosa dici? Se partiamo adesso arriviamo che giorno? Ce la facciamo tutta. Ma in gondola o a piedi? Ma chi ce la fa a farsi a piedi, scusa? No, andiamo in gondola. Magari con un tizio che ci canta anche la serenata d'amore. Così poi se ci troviamo bene, magari prendiamo un alberghetto. Dormiamo là. Ma tu te la ricordi la prima volta che ci siamo incontrati? Mi ricordo che la prima volta che ti ho vista non ci ho messo neanche un minuto per avvicinarmi e conoscerti. E poi? E tu continuavi a non rispondermi, però mi guardavi fissa e continuavi a sorridere. E poi che altro? Ci mancava che mi mettessi a parlare in cinese, avevo fatto il giro del mondo delle lingue. Ma tu eri così carino. Tu così stronzo, lasciamelo fare. Ho fatto un miscuglio perché pensavo che fosse delle turiste. Te lo ricordi? Non faccio dimenticarmelo. Che te lo devo ancora far pagare quello scherzetto che mi hai fatto. Ti offro un caffè a Piazza San Marco, siamo pari. Allora, dove ti piacerebbe andare? Non importa. Basta che stiamo insieme. Attenzione, l'orario delle visite è finito. Si prega ai signori visitatori di uscire fuori, grazie.